Buongiorno, è sabato mattina. Buongiorno. Buongiorno. Il tempo è pessimo. Pessimo, pessimo, proprio fa freddissimo. Onorino è già in versione natalizia. Sì, per me è già Natale. Oggi è il 1° dicembre. Sì, mese di Natale. Io quando arrivo a Natale impazzisco. Tesoro, Per sei già tutto quello tutta che è bella Natale rossa. impazzisco, sì. I pantaloni natalizi del pigiama. Non sono proprio pigiama natalizio, ci sono le pecore, non c'è Babbo Natale. Lo so, sul rosso e bianco. C'è E anche un po' quindi dici che è d'argento, Natale. ormai è Natale. Effettivamente. Allora, a dire il vero, è stata una nottataccia. Non sono Amore, riuscita a non l'ho dormire fatta dormire. niente. Ho russato di Poi brutto. è stata una settimana pesante, specialmente la giornata di ieri è stata super pesante, quindi non vedevo l'ora di dormire, ero stanchissima. Poi quando sono andata a letto, non riuscivo a, un po' non riuscivo a chiudere occhio, un po' Andrea ha russato tutta notte, quindi sono proprio, sono fusa come un Un ratto, non ratto. un mal di testa, mi sento stanca, stanca. Dai, tesoro, oggi ti faccio riprendere, vedrai. In che modo? Ah, non lo so, devo trovare ancora il modo. Oh mio Dio. Sono riuscito a rapinare mio padre. E con i punti dell'S lunga era riuscito ad, a prendere questo robot da cucina che fa multiuso, cose così. Solo che non l'ha mai usato, allora sono 2 anni che ce l'ha lì in scatolato. Mai utilizzato e gliela meno, dai, dammelo, tanto tu non lo usi. E lui, ma no, ma dopo quando mi serve almeno ce l'ho. Non l'ha mai usato. Allora, adesso Fai tutti i tuoi piatti. Dai, basta, adesso sono riuscito a prendere e dirgli, basta, dallo a me. Ta-da-da. L'arma Ma è letale. spettacolare, eh? Cioè, c'ha tutto, c'ha. Guarda, guarda, è ancora Come la sua confezionato. batteria. Sì, beh, quello è speciale. Guarda, è ancora confezionato. Oh, c'è una cosa strana sullo schermo, deve essere sporco. Qua. Sì, deve essere Olivia che l'ha leccato Qua nell'ultimo vedi, video. oddio, quella con la sua lingua cosa non fa? Questo sarà il nostro pranzo per oggi. Cos'è che hai preparato? Bel risottino, taleggio e asparagi. È troppo buono. Io avevo provato la pasta. Sì, però quella era con la crema di asparagi, Sì, è vero, diversa. era buonissima anche quella però. Sì, era veramente buono. Guardate come si chiama? Il Il mio grembiule? bel grembiulino. Grembiule di Andrea, troppo carino, l'abbiamo preso ieri con questo cagnolino. Abbiamo preso anche queste Tovagliette. tovagliette, sempre con il cagnolino. E ci abbiamo messo un'eternità a trovare la solita Ma tovaglietta sì, ma in realtà è impossibile bianco-rossa. trovare la tovaglia a quadri bianco-rossa, è impossibile. Sì, cioè quanto tempo ci abbiamo messo? Una vita. E E poi alla fine, comunque infatti, non è la non tovaglia grande, sono sono le tovagliette le piccole. Però sono carine per il tovagliette. Sì. cagnolino. Ah, e Andrea ha fatto anche Questa è la la videoricetta. videoricetta di questo risotto, quindi lo vedrete. Olivia, andiamo? Andiamo? Ma portiamo anche Olivia? Oddio. Ma vieni anche lì. No, io dico di lasciarla a casa, Olivia. La Andiamo? sta incominciando a tremare Olly? tutta. Olly, hai capito? Vieni, Per quello che andiamo! sta continuando a leccarmi della serie. Portami, Amore! adesso l'hai detto e mi porti, eh. Adesso l'hai detto e mi porti. Stiamo andando a Milano a fare un giretto per i negozi. E viene anche Olivietta. Olivietta che però con la pioggia non va tanto d'accordo No, lei. non le piace Dai. per niente la pioggia, povera. Siamo appena arrivati a Milano. Là c'è la mia università. Stellina, guardala che Voilà. bella, l'hanno Era la spacchettata. mia Prima era tutta università, impacchettata. che è bellissima. La statale di Milano è molto molto bella, Sì, è sono uno tutto degli in. edifici più belli di Milano. Sì, è molto bella. E ho dei bellissimi ricordi, però pessima, pessima organizzazione. Le lezioni si accavallavano sempre, non c'era verso di riuscire a seguire tutte le lezioni. E vabbè, non dico nient'altro perché ho paura che. Non so quanto posso dire, però insomma, penso che. Adesso li massacri un po' e ti revocano Sì, la mi laurea. revocano la laurea. Però vabbè, secondo me succedevano le stesse cose che succedono un po' in tutte le università, non sapete, i professori, tutte le Beh, cose sì. inspiegabili, no? C'è un sacco di gente, è
le bancarelle. Non pensavo di trovare tutta questa gente. No, nemmeno io. Guarda. Povera Olivia, non può camminare giù. Se la schiacciano. Cicina, piccolina lì, non può. Cosa c'è in qua? Ah, Sicilia, quindi tutti dolci. Che sì, sono proprio. Ci avviciniamo un pochino, sono curiosa. C'è un profumo buonissimo. Guarda lì che sta facendo le frittelle. Oddio, una frittella. Un arancino. Ah, guarda qua. Formaggi. Il gorgonzola col cioccolato. Gorgonzola col cioccolato. Cuscini. Te lo ricordi che buono quando l'abbiamo preso? A Lodi, sì. Buono. Quando c'era, perché a Lodi una volta all'anno fanno questa festa del cioccolato e presentano il cioccolato in milioni di modi, tra cui il cioccolato col gorgonzola che è veramente ottimo. E vai di salami. E vai di salami, vero? Sì, sì, salame, barolo. Con vino rosso. Quale voleva, signora? Ah. Si avviciniamo a Olivia, ne sta con un pezzetto, vero? Vero che ci tacchi. Quali che sono questi? Ah, i cantucci toscani. Ah, cantucci toscani. Brigidino. Che è quello sottile, sottile, che sembra una patatina che sa di anice. Sì, infatti sento profumo di anice da qui. È quello lì. Oh, mi piace l'anice. A me non piace. A me cos'è che non piace? Vorrei saperlo. Difficile da trovare. Purtroppo. Sai che davvero, a parte gli scherzi, non so cosa c'è che non ti piace. No, nemmeno io. Dio. No, non ci credo. Cioè, questi sono asciugamani. Sono tutti asciugamani. Pazzesco, sembrano dei dolci proprio. Infatti, è il primo dolce che non fa ingrassare. Già. Ditelo. Oh, Dio. Torta. Andrò, guarda che cannoli. Madonna, quel cioccolato bianco. Oh, mio Dio, dovete sentire il profumo che c'è qui. Guarda tutto quel cioccolato. No, non resisto. Qui ci sono altri Babbo Natale e altre bancarelle. Non ci credo. Non ci credo, il cinghiale. Qua le nostre spalle rendono i colorastici macaroni. Buonissimi. Mamma mia. Però oggi facciamo i bravi. Sì, stiamo cercando di non entrare. Perché se entriamo è la fine. Sono troppo. Poi questo non capitare qui. E sono piccolissimi e costano 1,70€. Sì. Ehi, che fai tu? Che belle le calze da Calzedonia. Queste con i pois. E quelle lì sopra che hanno tutti questi brillantini. Belline, no? Che belle. E che adesso, cioè non so se mi conviene prenderla adesso perché a gennaio poi sarà tutto sfondato. Vabbè, però quelle lì calze, con i puale voglio. Ma sì, 10 euro dai, non è tantissimo. Ad Andrea piacciono quelle calze. Che saranno le luci. Un po' psichedelico. Anni 70 proprio. Che ascensore hanno la Benetton? Psichedelico. Dai, ti prego, entriamo un secondo, la Bose. Dai, 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 andiamo a vedere. Entriamo. Something more buono dei something bad. Va bene, ok, amore. Sì. Loro sono già come te a Natale. L'adoro Natale. Guarda che bello! Ma questo è proprio figo, è il panettone. Panettone di Babbo Natale, ma è fantastico! Non so se l'hanno inventato loro, ma sicuramente è la pasticceria più famosa per il panettone milanese, la Sant'Ambrogio. Ecco! Monte Napoleone ha messo tutte le luminarie. Bello. Però volevo prendere qualcosa. È iniziato a piovere. Noi abbiamo detto, lo prendiamo l'ombrello.
No, così non portiamo sfiga. Hai visto che sfiga l'abbiamo portato lo stesso, vero? Sì. Che carini i pigiamini così, da Oyusho. Mi piace quello lì rosa. Ah, Oyusho. Sì. Oyusho. In questo periodo sono fissatissima con i pigiamini. Sì. Anche quelle papucce lì, con tutte così. Mi ha regalato una pantana. Ancora un pigiama. Amore, ne hai un sacco. Amore, costano poco, sono bellissimi. Oddio. Ne ho un sacco, ma li uso sempre. Sai che se ti prendo un pigiama io devo andare da Yamamai. Ti prendo un bevidoio o qualcosa del genere. Adesso ti infili dietro una tenda. Sta qua, amore, si può passare. Io la verità che avevi la tentazione di prendere qualcosa da... Avevo la tentazione da dietro. Eh? Non è vero che poi loro ci credono. Sì, lo fa sempre, tutte le volte. Dio mio, presto di mandarlo. No, ma io sto impazzendo per l'odore di frittelle che c'è. No, io per l'odore di pasta di mandorle. Andrei impazzisce per la pasta. Vuoi prenderne qualcuna? No, dobbiamo fare i bravi. Qui ci sono dei biscotti francesi. Adesso dimmi se questa non sembra la scena di un film. Ci sono i lampioni accesi, la strada bagnata per la pioggia. Sì, vero? Sì, sì, sì. Milano è bella. Piccolo déjà vu. Ora siamo venuti in Porta Ticinese a fare un giretto. Molto bella questa zona di Milano. Almeno a me piace tanto. A me non piace. A lui non piace, invece a me. Non mi piace. A me invece piace perché è pieno di posti. Ma qua cosa? Guarda questo. Questa sì, questa è proprio è la merenda dei campioni. Guarda che spettacolo che è. Mamma mia. Questi sono i semi di papaveri. Sì, tutto semi di papavero. Di papavero, esatto. C'è la bistecca. Olivia sta impazzendo dal profumo. La cipolla, poi c'è il peperoncino alla peños. Poi c'è la birra, le patatine fritte e io invece ho fatto il pane di sesamo. Poi io però ho messo anche l'avocado. Il papà è andato a far benzina? Eccola! Sì. Vieni qua. Sì, amore. Ciao. Ma ciao. Quanto tempo. Olivietta ha fatto un bel giretto lungo. Vero, Olli? Vero? Amore, quanto sei tranquilla. Amore. Stai facendo tu? Sto leggendo un po' i commenti e rispondo un pochino. Dio. Sotto il suo video. Eccolo qua. La guarda prima che, ricetta, la pasta al forno con ragù. Chi hai visto quanti mi piace che ha raggiunto, non mi piace. Sì. Quanti commenti. Non riesco a rispondere a tutti, però sto cercando di rispondere a tantissimi. Sono veramente tanti. Guarda questo, oggi ho fatto il primo ragù a mia moglie, grazie a te, un successo. Grande, mitico. No, avevo scritto male, aspetta, mitico. Ma sono lento, tu sei, sembra una dattilografa quando scrivi. Mitico, ecco. Sono contento che sia piaciuto. Punto esclamativo, faccina sorridente. Pubblica. Guarda anche questo che carino. Anche questo, guarda, che dice che l'ha fatta, ha ricevuto anche dei complimenti e ringrazia. Ma grazie a voi. Non vedo l'ora di vedere, guarda, le prossime ricette. Tutti che lo provano, ripongono fiducia. Magari è schifezza perché la ricetta è sbagliata. Cosa vuoi? Sono contento che abbia avuto tutto quel successo. Vieni qua, piccolina. Che è piaciuto. Ma adesso ci sono un sacco di ricette. Oddio, sentiamo. Allora, ho fatto altre ricette già registrate, no? Ecco, sì.
Sì. Per dire, quella del taleggio, degli asparagi e quello taleggio, di oggi è buonissimo. Sarà la prima che caricherò. Lunedì la carichi. Sì. E poi ce ne sono altre, vabbè, non dico però quali sono. Però sono buone, sono venute e bene. E poi io so anche altre cose, che non ci saranno solo della cucina. Cioè, sì. Non ci sarà... In alcuni video non ci sarà solo Andrea. Ecco. Perché tante ricette sono ricette... Insomma, casalinghe. Ecco, diciamo, basta, non dire basta. Oddio, come la prendi sul serio la cosa? Devi dare anticipazioni, amore, sono sorpresa. Mamma. Babini. Allora buonanotte, anzi no, buongiorno, perché loro lo guarderanno domenica mattina. Ecco. Buongiorno. Mi raccomando, chi non è venuto a sapere della cosa, ho aperto il canale di cucina, andate a guardare. Basta, che scemo. Farò pubblicità. Che scemo. E niente, insomma, adesso ci metteremo a guardare. Va bene, amore. Lo posso assicurare questa volta. Concedo vittoria. D'accordo. E poi andiamo a dormire. Io non vedo l'ora di dormire perché l'altra notte non ho dormito niente. Comunque, devo anche andare a struccarmi. Ecco, brava. Ce la farò. Ti stacco le guance se non chiudi questo video. Buonanotte. Buonanotte.